Bentornati nell'angolo della mia cucina Nuova Arredo, una dispensa ricca, così come è ricca la nostra pagina Facebook dei vostri mi piace, dei vostri commenti, e vi ricordo che appunto è Anna e i suoi fornelli, e anche se volete scriverci Anna e i suoi fornelli @norba.it. Siamo molto contenti di tutto ciò che ci scrivete e le curiosità che avete da darci e supportarci quotidianamente per questo programma. Ma adesso vado dal mio Antonio Sgarra, che è precisissimo. Vero? Ce lo dici te. Preparando un risotto. È quasi pronto il risotto. Carnaroli. Quindi, come ingrediente, scusa se riassumo un po' quello che abbiamo fatto precedentemente, l'orata freschissima suggerita dal mio amico Vito, i pomodorini. Abbiamo qualcosa in forno da ritirare. Sì. Le melanzane che io andrei a prendere, non so con quale strumento, ma sei lì vicino. Perché l'ultima volta mi sono bruciata, ahimè. Il risotto è quasi pronto, eh? E voilà, le nostre melanzane che abbiamo tenuto 10 minuti in forno. Allora, possiamo risotto mettere è quasi pronto. Le melanzane nel mentre riso. L'orata l'abbiamo lasciata fresca, abbiamo aggiunto dell'origano e dell'olio, cruda quindi, giusto per ricapitolare. Allora, mettiamo le melanzane. Mettiamo le melanzane. Belle. Dal forno a mantecare il nostro, col nostro risotto. Mettiamo ancora un po' di brodo e poi siamo pronti. Brodo vegetale. Guardate, ci siamo quasi. Lo allontaniamo dal fuoco per qualche istante. Assaggiamo un attimo. Il sale deve essere sempre tutto giusto, anche se voi non lo assaggiate da casa, invece noi qua lo assaggeremo. Questo sarà il nostro piatto. Appena si spengono le luci, noi vum, ci avventiamo come degli squali sul cibo sapientemente preparato dalle mani del nostro Antonio Sgarra. Per questo ci tiene, infatti non era necessario assaggiarlo. Però come dico sempre, a forza di assaggiare, poi noi che cuciniamo non mangiamo mai. Siamo lì tutti così a controllare, è buono, piace, date, ne posso mettere ancora? Solo quello, io faccio solo quello. Ma non ti siedi mai, non ti rilassi mai. No, tutta quella fatica dopo tanta soddisfazione, se no che senso ha? Brava, è solo quello, e lo so che lo fai anche tu con questo tipo di sentimento. Mettiamo il parmigiano. Il parmigiano. Dopo che abbiamo levato il riso. Un goccio d'olio. Dal calore dei fornelli. Olio a crudo e giriamo energicamente. Occhio, ma io ancora questo otto che dicevi, però quando si utilizza quando certo. Il riso è sui fornelli, vero? Invece utilizzando adesso degli ingredienti a crudo, invece anche questa è un'altra tecnica. Come mizzi che fai? No, non ce la faccio, fare solo dei danni. Questione di pratica. Io so perché tutti gli uomini adesso sono, hanno l'egemonia, diciamo, in cucina, perché hanno la forza delle braccia per muovere, smuovere le pietanze all'interno delle padelle. Ah, finalmente l'impiattamento. Mettiamo il nostro risotto cremoso. Sì, devo dire. Cremosità, dolcezza, sì, acidità. Allora, manca. E questo cos'è? Questo cos'è? Quale? Questo attrezzo è che stai utilizzando. È un piccolo stampino. Non me lo denigrare. Non me lo denigrare. Che carino. Mettiamo la nostra tartar che abbiamo condito. Tartar di orata. Guarda che simpatico. Opla. E infine mettiamo un po' di colore, perché sono un po' sbiadito. Un po' di polvere di pomodoro. Abbiamo finito o vuoi aggiungerci qualcosa? Senti, mi manca una nota croccante. Ah, quella ce l'ho io a disposizione nella mia dispensa. Friselle d'Altamura possono andare bene, no? Immagino. Sono perfette. Allora, a te l'onore, perché sempre sei tu quello muscoloso fra di noi, perché questa qua ci vuole un po' di forza. Ah no, utilizzi lo strumento. Io pensavo che la distruggessi con le mani. Ah, vabbè, guarda. Allora così sono capace pure io. Ecco va qua. Bene, va bene.
il nostro risotto alla tartare di orata con melanzane è pronto. E allora diamo il bentornato a Gianni De Girolamo. Buongiorno, cosa Anna. Ci proponi oggi? Oggi abbiamo preso un bianco di Alessano, siamo sempre giù nel Salento. Il bianco di Alessano è un vitigno autoctono a Bacca Bianca Pugliese, si abbina molto bene ai nostri cibi di quest'oggi, sia per quanto riguarda la cima di rapa, sia per quanto riguarda il risotto fatto con l'orata. È un vino bianco molto fragrante, è un vino bianco con una buona acidità, quindi una grande freschezza, una buona sapidità e una grande intensità gusto olfattiva, per cui si accompagna bene a queste eccellenze della cucina e della dieta mediterranea, per cui credo che sia un ottimo abbinamento. A te, Anna. Grazie. Quindi non ci resta che brindare. Grazie a Gianni, grazie ad Antonio e grazie a tutti voi, e vi auguro buon weekend, buon fine settimana. Ci vediamo lunedì. Evviva! Questo appuntamento è stato offerto da 80 anni al vostro servizio, c'è la nostra passione. Despar, passione per i freschi. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Vini di eccellenza delle cantine Paolo Leo, Salento in purezza. www.paololeo.it. Una pasta profumata e tenace, tracciata dal campo alla tavola. Granoro dedicato, l'origine è la differenza. Forte classico pane di semola. Leggero, fragrante e ha il colore del sole. So che è buono, perché lo faccio io. Fino al 31 ottobre, da Nuova Arredo, tasso zero vero. Da Nuova Arredo, ci sono sempre buoni motivi per sentirsi a casa. Patate Coppola.